Buongiorno e benvenuti in diretta con l'intervista del mattino. La settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di parlare di sport e di musica con un personaggio storico del giornalismo nazionale, Marino Bartoletti, che ci ha raccontato un po' il suo vivere in casa, il suo attendere giorni migliori e naturalmente nelle speranze e anche nei dubbi di quello che potrà accadere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come ripartire il mondo dello sport, ma anche quello della musica, dei concerti, dello spettacolo. Sabato scorso invece abbiamo avuto il piacere di avere al telegiornale Maria Pia Timo, che oggi è con noi per l'intervista del mattino. Buongiorno Maria Pia. Ti Buongiorno a tutti, ciao, ciao Maurizio. sentiamo benissimo. Allora, sabato abbiamo fatto una chiacchierata al volo per capire cosa fa un artista in casa, come se la passa. Tu hai inventato un format con tuo figlio, appunto, e poi su cosa stai ragionando insieme alla famiglia, perché poi Roberto Pozzi, tuo marito, è anche uno dei tuoi autori, no? Sì, il principale autore, dico sempre che l'ho sposato per non pagarlo, e infatti è stata con una mossa convenientissima. Abbiamo appena finito questa idea che era stata pensata per la televisione, poi non avevamo mai trovato nessuno a cui proporla, che era Tu cuoco, figlio mio. Io e Andrea che facevamo, mio figlio, che facevamo delle ricette, e qui in casa, durante tutta la quarantena, la webserie è cominciata con la quarantena ed è finita con la quarantena. E quindi è stato divertente perché usavamo le ricette di famiglia, tutte quante le tradizioni tramate dalle nonne, dalle zie, dalle prozie, dalle suocere, eccetera. E devo dire che è stato molto bello. Molte persone ci hanno detto che abbiamo fatto compagnia durante questa quarantena, e quindi è stato molto. Finita con la quarantena, faremo qualche puntata estemporanea. Perché devo dire, quando abbiamo annunciato che era l'ultima, veramente abbiamo avuto un coro di no, un coro di grazie, cose molto, molto commoventi, eccetera. Quindi ci sarà qualche puntata Qualche estemporanea, puntata forse extra. ne faremo una domenica o sabato per la festa della mamma, lo annuncio già. E quindi niente, poi mi stanno piovendo un sacco di proposte di lavoro sul web, di collaborazioni, eccetera. Anche oggi pomeriggio devo andare a Bertinoro per una cosa, ma tutte gratis, cioè tutti ti chiedono di lavorare gratis, come se uno ha un commercialista, un idraulico, un facchino chiedesse di lavorare gratis. C'è questa cosa che a me è carina, che il lavoro artistico è sempre considerato un di più, una cosa che uno fa, però cioè, lo dico qui, e questa è la prima fonte di reddito della mia famiglia. Poi si arrotonda in qua e in là con altre cose. Fortunatamente abbiamo i piedi in più staff, altrimenti sarebbero periodi duri. Però è il primo lavoro. Però cominciano proprio veramente, continuano le telefonate, mail, tutte collaborazioni, chiaramente sempre solo gratis, come se fossi miliardaria, eccetera. E quindi niente, poi invece con Roberto e con la metallurgica stiamo imbastendo un progetto che abbiamo proposto. Adesso vediamo se troviamo la maniera di farlo. Servono degli sponsor, servono delle collaborazioni per riuscire a farlo. Uno spettacolo itinerante da fare nell'estate per evitare assembramenti. Uno spettacolo fatto sul cassone di un camion, che si mette, non so, fronte a grandi condomini per questo spettacolo pensato a quadri, come una grande avanspettacolo, come un varietà di una volta, in cui fai 10 minuti in questo quadro, dove la gente può vederti un po' a piedi, un po' dalla finestra del balcone, eccetera, e l'assembramento non si forma perché dopo 10 minuti te ne vai in un'altra zona e continua. L'idea, secondo me, molto carina, nasce da un'idea di Alberto Grilli del Teatro Due Mondi, che fece con la metallurgica una cosa analoga davanti alle scuole tantissimi anni fa. Mi ricordo che la metallurgica faceva dei rap mescolati con delle cose romagnole davanti alle scuole per invogliare al teatro gli adolescenti. E questo è un progetto, uno dei progetti sui quali stiamo
stiamo pensando effettivamente, ecco. Poi ci sono tanti progetti di collaborazione sempre con aziende, perché adesso chiaramente il mondo del lavoro riprende ma in maniera diversa, e quindi stiamo pensando di fare dei tutorial, dei web tutorial per chi lavora a casa, per chi lavora con modalità diverse in maniera divertente, sempre pensando alle aziende. Cioè devi inventare delle altre cose, perché qua mettono giorni di scadenza di inizio per le varie attività, però io quando riaprono i teatri, quando riaprono i cinema, non l'ho sentito dire da nessuna parte. Quindi la stagione estiva, per chi fa molte serate live come me, insomma, è una stagione sulla quale si punta molto, quindi quella passerà e insomma. Ecco, a proposito di cinema, sabato ne abbiamo parlato del grande successo del Pinocchio, dove naturalmente sei stata una delle protagoniste, uno dei personaggi più amati, anche se vogliamo, la lumaca, per come era divertente, per come era umana. Il cinema ora è completamente fermo o qualche ipotesi? Sentivo ieri, mi pare Tom Cruise che deve fare una cosa nello spazio, no? Qualche ipotesi di lavoro c'è, almeno si sta muovendo qualcosa? Allora, tra le altre cose, domani danno i David di Donatello in forma ognuno a casa sua, Sarai e quindi. collegata? No, non sono collegata. Non sono, avevo sperato di poter essere candidata come attrice non protagonista, ne avevo le potenzialità, cioè nel senso sia come ruolo, però giustamente hanno pensato di candidare la Fatina Piccola, che lo merita prima di tutto perché è brava, secondo perché ha patito molto. Lei doveva essere il Pinocchio in origine, poi dopo se fosse stata il Pinocchio non poteva fare. Quindi giustamente è candidata lei, e io spero che, visto che è un'attrice, giovane attrice molto brava, che sia insomma, che abbia questo premio. Però è candidato anche a miglior film, adesso pare di stupidaggine, però insomma stiamo a vedere che cosa succede. Ognuno chiaramente dal suo divano, sarà divertentissimo Carlo Conti che parla con la gente dai divani, insomma vediamo. So di una produzione italiana che sta facendo un film con delle coppie, adesso non mi ricordo né il nome della regista né il titolo, però cercando su internet trovate, lo stanno girando in questi momenti, dei giovani attori, coppie di giovani attori, alcuni coppie nella vita, alcuni no, sono stati messi nella condizione di girare il loro episodio. E poi chiaramente la regia lo mescolerà, ti devi inventare delle cose nuove. Io avevo fatto dei provini molto promettenti, soprattutto uno con un ruolo di protagonista, chiaramente una volta che ti fa male la protagonista viene l'epidemia, che si sarebbe dovuto cominciare a girare a gennaio, quindi adesso aspettiamo di vedere, magari non è saltato, insomma stiamo a vedere cosa succede da qui a gennaio, ecco. Chiaramente di cose concrete per la quale io possa, non dico solo guadagnare, che non fa mai schifo, ma quantomeno incontrare il pubblico, confrontarti, che non sia un web, che per adesso non c'è niente di, insomma, di solido, ecco, Ma di vero, di so che però concreto. con Pozzi, oltre a questa bellissima idea itinerante del camion aperto e dello spettacolo della metallurgica Viganò, state scrivendo, Stiamo state scrivendo. Allora, prima di abbozzando, lui è tutto anche lì abbiamo vignettista, no? fatto e ha debuttato lo scorso in questa stagione, perché la stagione sarebbe ancora in corso per assurdo. Abbiamo debuttato con uno spettacolo, abbiamo debuttato a Faenza, ho avuto il piacere di debuttare a casa, io sono di Faenza, uno spettacolo che si chiamava Una donna di prim'ordine, manuale pratico per sistemare l'armadio, il cane e il marito. Lo spettacolo è andato molto bene, abbiamo fatto 4-5 repliche, erano le prime, poi doveva girare, ma tutte date saltate, pian, pian, pian come i canguri. E lo spettacolo, pensa a te, io vado a fare, scriviamo uno spettacolo in collaborazione con Sabrina Toscani di Ravenna, di Organizzare Italia, che si occupa di organizzazione e di ordine a livello professionale, quindi c'era tutto un discorso sull'ordine in senso tecnico, proprio l'ordine, il tema era l'ordine. Facciamo uno spettacolo sull'ordine l'anno in cui la gente sta 2 mesi a casa a mettere ordine.
capisci? Quindi anche su quello spettacolo lì che era perfetto dovrà essere rimaneggiato pesantemente perché ormai i discorsi di una casa disordinata e di ritmi di vita assurdi che si avevano prima non sono gli stessi discorsi che possiamo fare, che potremmo fare a gennaio, a febbraio. Alcune date che avevo in calendario sono già state ipoteticamente spostate, alcune date, tipo sono al Michelangelo di Modena, saluto gli amici sfortunati di Michelangelo di Modena, che poveretti, io devo fare uno spettacolo lì, mi viene una sinusite mascellare che mi blocca tutto, mezza faccia, e faccio saltare, la prima volta che faccio saltare una data. La ricalendarizziamo, arriva l'epidemia, quindi io al Michelangelo di Modena dovrei ritornare il 19 febbraio, quindi speriamo di farcela, ma chiaramente parleremo e saremo un pubblico diverso. Mi immagino che saremo più distanziati, mi immagino che qualcuno avrà la mascherina. Non so immaginarmelo neanch'io come possa essere la ripresa degli spettacoli dal vivo. Sicuramente riprenderanno perché la gente ne ha voglia, cioè la gente comunque ha voglia di divertirsi, non possiamo, Sabato, non possiamo più. nel breve passaggio nel telegiornale di Ravenna Web TV, mi hai detto che c'è anche un progetto con Zelig. C'è un progetto con Zelig, è stato Giancarlo Bozzo, adesso magari uno conosce Gino e Michele come autori principali di Zelig, ma il direttore artistico di tutta la produzione è Giancarlo, che ha un po' contattato tutti quelli che in questi non so quanti anni è durato Zelig, 150 anni di Zelig, hanno circuitato per quei palcoscenici, chiedendo di fare una sorta di spettacolo con quadri online da mandare in onda, e lo spettacolo è stato pensato più in combutta col ministero. È stato aperto un conto corrente gestito penso da Limai, è quello che raccoglie i soldi per i diritti d'autore degli attori, e per creare un fondo al quale potranno poi fare richiesta tutti quelli che hanno bisogno, perché voglio dire, ci sono situazioni e situazioni, c'è gente che deve veramente pagare l'affitto e magari contava sulle serate, gente che ha anticipato progetti, e quindi insomma, e quindi si potrà accedere. La data non è ancora fissata, penso che sia a metà maggio, le modalità non le so ancora, però hanno aderito fiumi di persone a questa richiesta, saremmo veramente tanti se tutti dovessero fare un quadro, per me lo spettacolo diventa una maratona di non so quante ore, però si troverà la maniera. Poi comunque è l'idea in sé, è quantomeno l'idea anche solo di fare presente a la totalità delle persone che, per quanto sia dura la vita per i commercianti, per gli artigiani, per tutte le attività che non riprendono, non poter riprendere l'attività artistica vuol dire che fanno fatica a mangiare famiglie di gestori di sale cinematografiche, elettricisti, direttori di scena, vabbè, attori, questo è ovvio, ma truccatori, cioè c'è un mondo intero di persone che vive su quella cosa lì e non possiamo non pensare, non portare l'attenzione anche su di loro, perché ci sono i bambini che devono mangiare. Quindi, insomma. Per assurdo, come il personaggio naturalmente che mette in ordine questo spettacolo è un po' da rivedere, per assurdo potrebbe tornare in campo una Wanda la carrellista in questo momento in cassa integrazione. Ah sì, cassa integrazione da Ci dividere con scherziamo non si perché sa c'è da quanti. scherzare, ma non tanto, insomma. Ah certo. Però la cosa più assurda è che l'attenzione non è tanto quella sugli operai, che meno male hanno sindacati, tutele, e si sa che rimangono senza stipendio. Il problema è per tutti i lavori precari, come quelli legati al teatro, per cui non c'è una categoria per la quale tutti quanti dicono: ah, cavoli, i direttori di scena, i violoncellisti non guadagnano. Ma cavoli, il violoncellista deve mantenere la famiglia anche lui, insomma, Come gli altri, come gli altri. Senti, complicato. pochi minuti prima della diretta, perché non abbiamo preparato nulla in questa chiacchierata, mi hai fatto vedere dei cartelli, ma non ho capito Oh, cosa è allora, scritto. tutto è partito con Roberto da alcuni, perché abbiamo trovato su internet, tra le varie cose che hanno girato, cioè in questi giorni ha girato, ricevevi messaggi, cose da ridere, cose da piangere, istruzioni
per respirare in continuazione. Abbiamo trovato alcuni anagrammi interessantissimi, perché noi riteniamo che nell'anagramma, mescolando le parole all'interno delle parole, ci siano delle verità nascoste che vale la pena segnalare. Abbiamo trovato questo anagramma qui, questo l'abbiamo trovato, vedi? Questo è chiaro, è stato proprio profetico, 2020, multe e divani, non so se riuscite a leggerlo, multe e divani, questo qui l'abbiamo trovato ed è sicuramente, allora abbiamo detto, ma ci saranno altre verità nascoste in vari slogan che ci sono stati in questa, uno slogan che è andato moltissimo, anche mio figlio, non so se anche i tuoi, l'abbiamo dipinto con l'arcobaleno e attaccato fuori, andrà tutto bene, punto interrogativo, ci metti il punto interrogativo, la risposta è nell'anagramma, andrà tutto bene, do brutte annate. Questo è un anagramma vero, un anagramma vero. E poi ne abbiamo trovati tantissimi, adesso vedete, ve li faccio vedere, tantissimi le interviste a medici, a virologi in generale, anche troppe forse, perché era un continuo, veniva l'ansia. Infatti uno degli anagrammi più riusciti di virologo è vilogoro, oggi, domani, dopodomani, vilogoro una cosa. E poi come si è svolta questa quarantena? La prima cosa è stata la ricerca di mascherine e guanti. L'anagramma infatti dice, vedete, si legge, e se manca urgenti, questa è la. Poi anche una cosa strana, secondo me, di questo coronavirus è c'è gente che sta male, c'è gente che muore, c'è gente che deve stare in rianimazione, e c'è gente che non gli viene niente, gli asintomatici, che oltre a essere pericolosi, fanno venire anche lì, asintomatico ci monta l'astio per l'asintomatico, perché se ne va bello. Poi il coronavirus è paritetico, cioè non sta guardando le classi di appartenenza, viene al marito della regina d'Inghilterra, viene a Carlo, viene al presidente britannico, e infatti uno degli anagrammi, il coronavirus curo sovrani, si sapeva che poteva essere, per chi invece rimane a casa chiuso, la soluzione per passarla e per non ammalarsi e per non appesantirsi è corro sui divani, sui bani, corro sui bani, tra il corridoio e... Allora, l'altro tema che è stato dibattuto moltissimo e che anche adesso è attuale è che si può uscire con le autocertificazioni che cambiavano e che ti consentivano soprattutto di non uscire, di uscire in situazioni particolari, di stare a casa e fare altro. Infatti uno degli anagrammi di autocertificazioni è atte fare ozio, cucini e si sta a casa a cucinare. Infatti, e qui uno vuole capirlo subito, pandemia, pane mi dà, non si trovava lievito di birra a pagarlo, i fornai sono scesi in miseria per la gente che doveva assolutamente farsi il pane in casa, fatto in tutte le maniere. Anagramma di epidemia, per chi non ha fatto il pane ha fatto le piade. Piade mie. Un eroe di questi giorni è stato veramente, non si può che non nominarlo, Giuseppe Conte, che non sapeva mai che cosa comunicarci, cosa poteva succedere. L'anagramma di Giuseppe Conte, questo anche qui profetico su un dubbio che gli veniva sempre posto, è Giuseppe Conte, gente, può riuscire? E questo altro tema di Conte era un aiuto dalla comunità europea, vedi, comunità europea, l'anagramma di comunità europea è mance euro utopie, ci fanno, questa è la loro utopistico, e un anagramma per me molto importante, e chiuderei con questo, l'anagramma di Amsterdam, che non è colpa nostra se è recondito nelle parole, sta merda. Questo è la realtà dentro le cose, insomma, abbiamo trovato. Grazie questa. Maria Pia, per questa chiacchierata, questi 20 minuti insieme, anche di allegria, e ci vogliono, speriamo in questa fase 2 un po' più aperta, no? Pian pianino di uscire e di rivedere gli spettacoli dal vivo, lo sport dal vivo. Adesso abbiamo visto un po' di gente in questi primi giorni di apertura fuori, però abbastanza almeno... Bravi, tutti bravi con la mascherina, bravi.
a distanza, vediamo un attimino se pian piano passa, possiamo Noi tornare. abbiamo un progetto per le mascherine. Se qualcuno, io lo dico adesso così è chiaro che il brevetto va a me. Se qualcuno volesse attivarlo, noi avevamo pensato di scansionare la faccia delle persone e fare la mascherina con la faccia sotto, scansionata, capiti? Così non perdi l'identità stampata sopra. Se qualcuno la vuole, Sempre col eh? sorriso, tra l'altro. Sempre col sorriso, la tua con questa barbetta bianca e il tuo sorriso sarebbe perfetta, così si capisce chi sei. Grazie a Maria Piattimo per essere stata con noi questa mattina. Ci vediamo presto, speriamo di vederti dal vivo. Ma salirai su questo camion all'aperto con la metallurgica se il progetto va avanti, Se itinerante nei progetto va avanti, quartieri. sicuramente, sicuramente luglio e agosto saremo itineranti. Chiaramente cerchiamo un contributo degli enti locali, che spero che siano lungimiranti, e visto che tanti progetti non sono partiti, gli sarà rimasto qualche soldo per dare un po' di spettacolo, un po' di gioia alle persone, e qualche sponsor, se c'è qualche sponsor che vuole aiutarci, aderire in questa cosa, non so, camion, bancali, gruisti, chiunque, ci trovate su internet, se ci volete dare dei soldi, noi ci siamo. Grazie ancora di averci seguito, buona giornata a tutti, grazie a Maria Piattimo che saluta, buona giornata, noi ci vediamo questa sera abitualmente per il telegiornale delle ore 19. Arrivederci.